Giorno 1 del digiuno, sono le 4 di pomeriggio e non ho ancora fame. L'unica cosa che mi mancava stamattina era un caffè, ma a parte quello niente. Non ho pensato al cibo e per ora non è ancora venuto nessun crampo di fame. Ho anche fatto un nap, un pisolino, cosa che non succede mai, di solito non mi addormento mai di pomeriggio, quindi sono molto rilassata e sto proprio bene. Speriamo di continuare così. E vi aggiorno, e qui con me c'è Ziggy. Oh. Ciao! Cucù! Giorno 1, 9:30 di sera, quindi sono circa 24 ore che sono a stomaco vuoto. Sto bene, è stato molto più semplice di quanto pensassi. Non ho mai avuto attacchi di fame, sono veramente sorpresa di questo, nel senso che mangerei super volentieri anche adesso. Però non ho mai avuto i crampi o attacchi di fame, mai, neanche una volta. Stamattina avevo tanta voglia di un caffè, quello mi manca, mi mancava, ma niente fame. E, boh, veramente incredibile. Mi sta venendo un leggero mal di testa, ma è molto sopportabile. Sono sicura che domani sarà più difficile la giornata. Comunque sono contenta del giorno 1, che è andato bene, e io sono stata brava. Non ho sgarrato e ho bevuto tanta acqua, ho preso i miei sali minerali e anche aceto di mele che fa bene in questo caso. E niente, vediamo come va domani. Ho anche fatto da mangiare ai bambini e erano lì che mangiavano davanti a me ed è andato tutto bene. Forza di volontà è importante. Buonanotte. Secondo giorno di digiuno, sto bene, non ho ancora avuto crampi di fame, sono veramente sorpresa di questo, mi aspettavo di svenire e invece no, non ho neanche mal di testa, mi sento solo un po' stanca, più che altro la testa che ha voglia di mangiare, ma lo stomaco sta bene, mi girano i coglioni che non posso farlo, ma... Continuo a pensarci, continuo a pensare di mangiare e la vita senza cibo è veramente triste. Per cui è veramente bello mangiare, me ne rendo conto ancora di più adesso, ma niente, si va avanti, sto bene. Penso che potrei mangiarmi anche il porridge, ora come ora. No, beh, non esageriamo, sto scherzando. Fa sempre cagare quello. Terzo giorno di digiuno, quindi circa 72 ore che sono a stomaco vuoto, e, è fattibile. Pensavo che fosse più difficile, nel senso che io continuo a non avere crampi di fame, non ho mal di testa, non sono particolarmente stanca. L'unica cosa è che sì, penso al cibo costantemente, e quello è un pensiero fisso, ma è una cosa mentale. Non vedo l'ora che comunque sia finito, perché sì, è brutto non mangiare, però sto bene, il tempo va decisamente più a rilento, quello sì, è proprio una cosa che ho notato. Per il resto continuiamo così ancora 2 giorni. Giorno 4, 96 ore dall'inizio del mio digiuno e non è così difficile come pensassi. Mi manca sempre mangiare, il tempo va più rilento, ma per il resto è ok. Non vedo l'ora di domani. Comunque, l'unica cosa che noto è un alito che non è il massimo, perché rilascio delle tossine, ma quello appunto è uno degli effetti collaterali previsti. E, niente più di questo. Stamattina ero leggermente stanca, non ho ancora
Non sono ancora entrata nella fase di cui tutti parlano, in cui senti un lancio di energia e questa calma interiore. Boh, spero che accadrà, però per ora non l'ho ancora sentita. Quindi questo è quanto. E in più a fare questo digiuno per vedere se riesco a entrare in questa fase, anche perché ho sentito dire che a volte durante il primo digiuno non ci sono questi magici effetti benefici che si riscontrano. Però vediamo, penso di non riuscire a farlo perché non ho più voglia, però chi lo sa, magari. Ciao, volevo aggiornarvi su questa mia esperienza e della sua conclusione. Oggi avrei dovuto riniziare a mangiare questa sera a cena, però ieri è stata una giornata veramente stressante. Ho avuto due appuntamenti medici e uno ha creato molta ansia, molto stress in me, quindi alla fine ho deciso di accantonare questa cosa, di mollare e riniziare a mangiare. Ho avuto proprio un crollo emotivo, ho iniziato a piangere, quindi visto che lo stress in questo momento è una cosa che devo cercare di tenere lontano più possibile, questa è stata la mia decisione. Alla fine penso che riniziare a mangiare mi abbia un po' rincuorato. Sicuramente è stato bellissimo riniziare a riassaporare il cibo. Sono contenta del risultato che ho ottenuto perché comunque 4 giorni sono già un buon risultato per essere la prima volta. Però ovviamente mi dispiace anche non essere riuscita a portare a termine quello che mi ero prefissata. È stato comunque un'esperienza interessante, difficile, a suo modo difficile, pensavo peggio, sinceramente. Stava andando tutto bene, poi improvvisamente è successa questa cosa ieri sera e quindi ho deciso di smettere. Mi hanno anche detto che potrebbe essere più facile per me la prossima volta, anche a livello emotivo. Non ho sentito, a dire la verità, quei grandi benefici di cui ho sentito parlare, tipo calma interiore, una grande energia, ecco, quello no, non l'ho sentito, però mi hanno detto che forse dalla seconda o terza volta che uno prova a farlo, magari è più facile entrare in quello stato mentale. Sono dimagrita di circa 3,5 kg. Però vabbè, non era questo il motivo per cui ho deciso di fare questa cosa. Spero che a livello tumorale si sia smosso qualcosa. E poi vabbè, ovviamente mi sentivo molto leggera. Non avevo questa pesantezza o affiaccamento, scusate. Quindi benefici e pro e contro in questa esperienza. Comunque, penso che riproverò più avanti e vediamo come andrà. Questo è quanto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.